Cappelletta del XVIII secolo. E tutte le parti che si vedono sono coeve, anche la pala, che è un'adorazione della Vergine con Sant'Orsola, è del XVIII secolo e si attribuisce a un pittore della scuola genovese, non è attribuita personalmente a un altro particolare. L'altare è stato, cioè la cappelletta è stata costruita sul vecchio altare invece che del XIII secolo, infatti si possono vedere ai lati dell'altare, ci sono due inserti in vetro sul pavimento per poter vedere le parti precedenti. Il pavimento, sì, è particolare, è un mosaico di ardesia e di marmo. E diciamo l'uso ci può mostrare le due tipologie di pietra, no? Infatti il marmo in alcuni casi è rimasto integro, in altri si è spaccato perché magari ci è caduto sopra qualche cosa, invece l'ardesia è consumata proprio perché si sfoglia dal passaggio, quindi adesso è anche leggermente sottomessa rispetto al marmo. Abbiamo idea di chi sia quello stemma bellissimo? Ma allora, penso che sia della famiglia, perché la cappelletta è la cappelletta privata della Villa Canto, quindi penso che sia loro stemma. Probabilmente lo si ritrova anche nella particolare, ovviamente gli stucchi, i colori, gli sfondi, fondo, nella parte bassa ovviamente le pareti sono rimaste un po' rovinate dall'umido. Ecco, sull'altare abbiamo questa composizione, sì. Ecco, allora, qui orchidee che ci sono abbastanza note, allora, e gigli. Allora sì, oltre diciamo della famiglia dei gigli, poi ci sono delle rose, poi sono stati inseriti qua, proprio perché erano stati indicati inizialmente, l'eleboro francesco, è questo. Ora ovviamente soffrono molto perché adesso c'è la rotazione, la previsione di sostituzione. Allora, l'eleboro, detta anche rosa d'inverno, sì, è in diverse colorazioni. In natura lo si trova verde, come questo in pratica. Ed è abbastanza comune per noi trovarlo anche nel nostro sottobosco, un po' più piccolo ovviamente. Poi dal verde ci sono tutte le varie sfumature che vanno dal bianco ai colori, diciamo, vinaccia scuro, rosa antico. Qua per esempio ce n'è qualcuno. Questo per esempio, e sono cose che troviamo nei nostri boschi. Allora, nei boschi soltanto la versione verde, sì. Poi nel nord Europa è molto coltivato perché è molto rustico, è la rosa di Natale cosiddetta. Sì. C'è poi quello bianco come questo, sono orchidee profumate. Sì. Ora io non lo sento più. Phalaenopsis piccole e grandi, e poi che sono enormi e sono molto facili da coltivare, hanno poi questa foglia particolare lanceolata. Sì, queste davvero piccole. Sì. Mentre queste qua sono. Sì, poi ci sono le loro, diciamo, versioni. Ecco, molto belle sono quelle là sopra. Ecco, allora, invece in questa sezione ci sono delle orchidee non molto comuni nelle nostre case. Hanno delle colorazioni particolari, le faccio notare i rossi, le gamme dei rossi che normalmente nelle altre orchidee non possiamo vederle, sono sul viola. E poi alcune che ricordano degli insetti, ad esempio questa. Meno scenografiche per la dimensione, ma sì, certo, molto particolare. Sì, molto particolare. Poi ognuna dai giardinieri che si occupano anche della nostra parte aperta, alcune vanno spruzzate, altre immerse, insomma. Anche per i cimbidium ci sono una varietà di colori che vanno dal giallo. E abbiamo...